Posso partire quindi? Vai, vai, vai. Bene, dai, allora faccio intanto, considerate allora, sono l'ultimo relatore o c'è qualcuno ancora dopo? C'è Lorenzo No, dopo. dopo chiudo io. Va bene, allora insomma, cercherò di essere sintetico per non generare crisi ipoglicemiche in quelli che ci ascoltano, considerate allora. Ma allora, intanto volevo ringraziare Lorenzo e insomma Giorgio e gli altri presenti per l'ospitalità, insomma, in questo incontro che in teoria doveva essere un pre-congresso un pre-congresso relativo al congresso GIFT annuale che doveva tenersi a Roma, e invece, complice tutta la situazione che si è venuta a creare, abbiamo fatto slittare con un colpo di teatro alla fine del mese, al 28 di giugno, e faremo un congresso in diretta televisiva su Rainbow Television, quindi sarà insomma una cosa che anticipo qua, che ancora non è nota a tutti, perché appunto stiamo definendo gli ultimi particolari, ma nei prossimi giorni diffonderemo un po' la notizia. Quindi preparati, Lorenzo, la tua relazione, sappi che quel giorno lì dovrei essere libero. Ecco, quindi sì, un grazie e anche voglio fare due complimenti a Lorenzo, che appunto, considerate anche la giovane età, è un operatore di segnale già tra quelli senior, no? Quelli che ormai da diversi anni praticano e applicano con attenzione questo tipo di medicina, che non è niente di particolare, dico per chi non conosce cos'è la medicina di segnale, non è una medicina alternativa, particolare o con chissà quali caratteristiche strane, ma è semplicemente una medicina di buon senso, una medicina scientifica, una medicina che si basa su criteri solidi, che utilizza però una libertà terapeutica che non sempre è prevista oggi nella medicina, come dire, quella maggiormente praticata, non so come chiamarla, se ordinaria o che cosa, perché la medicina di oggi è un po' incastrata tra linee guida che vengono indicate per curare le maggiori patologie, su cui il medico, almeno stando all'intenzione del legislatore, non dovrebbe avere molto margine operativo. E questo, a mio giudizio, mi rifaccio un po' anche all'intervento di Roberto Santi di poco fa, è secondo me uno svilire grandemente il lavoro del medico, cioè il medico deve essere sempre libero di interpretare la singola situazione, il singolo caso. Tra l'altro, a livello anche di Corte Costituzionale, sono state poi emesse delle sentenze che, anche in relazione a cause mediche, delle sentenze relativamente al fatto che il medico aveva il dovere di utilizzare ciò che in quella specifica situazione il paziente aveva bisogno, perché solo il medico ultimo era quello in grado di avere in mano tutto il quadro della situazione, perché magari un paziente è stato seguito per mesi, per anni da qualcuno e poi improvvisamente ha una ricaduta, ha una situazione di... Ecco, non c'è il medico che l'ha seguito per anni, chi è che deve prendersi la responsabilità? Naturalmente il medico che lo sta seguendo in quel momento, quindi non c'è linea guida che tenga, bisogna capire qual è la situazione specifica di quel paziente in quel momento. Allora, noi come medicina di segnale diciamo che ci occupiamo soprattutto delle cause delle malattie, no? Occuparsi delle cause delle malattie vuol dire, insomma, un esempio molto, molto pratico e semplice, ma se io vado a dire che le malattie hanno, non so, ho mal di testa oppure ho la pressione alta, così magari una linea guida mi dirà: la pressione è alta, quindi devi prendere una pastiglia che ti abbassa la pressione, e il medico di segnale tende a dire: perché hai la pressione alta? Cerchiamo di capirlo. E una volta identificata la causa, si cerca di agire su quella causa per abbassare la pressione e non soltanto sul sintomo. Questo sembra buon senso e sembra ragionevolezza a tutti gli effetti, però purtroppo talvolta non è così, insomma, e in particolare poi con la medicina oggi un po' snaturata, per cui dobbiamo andare di corsa in pronto soccorso, piuttosto che appunto ci troviamo magari davanti smistati a uno specialista che ci vede per la prima volta, oppure ancora magari dal medico di base che sta facendo la medicina di gruppo, e quindi magari non è lo stesso medico di base della settimana prima, è un altro, e così via. Quindi in tutti questi casi non conoscere
alla realtà del paziente può significare non poter agire in maniera mirata sulle cause che costituiscono la malattia. Allora, temi sarebbero tanti, no? Ma se parliamo di oncologia, per centrare un pochino più il discorso a quello che è l'argomento, il focus, diciamo, di questa mezza giornata, se ragioniamo di oncologia, ecco, parlare di cause implica un discorso veramente complesso, no? Perché cosa possiamo dire sulle cause di un tumore? Io voglio qui ricordare l'attività pluriennale di mio padre, che è stato uno dei padri della medicina psicosomatica in Italia e che si è occupato di oncologia e di un'oncologia libera, di un'oncologia che cercava tante cure diverse, tante opportunità diverse di interazione, tante quante quelle che abbiamo discusso oggi e quante quelle che sono disponibili sulla faccia della terra per riuscire a curare il cancro inteso come malattia. E l'impostazione che noi abbiamo oggi un po' per tutte le malattie, cancro come malattie autoimmuni, come io ricordo un po' la mia frustrazione nello sfogliare le pagine dell'Harrison, per esempio, sulle malattie autoimmuni, dove era scritto sempre all'inizio eziologia sconosciuta, no? Quindi qualunque malattia autoimmune apparentemente aveva un'eziologia sconosciuta. Come? Sento, qualcuno che... questo appunto è stato sconosciuto. E sul cancro siamo più o meno allo stesso livello, nel senso che sull'eziopatogenesi del cancro si sono spese tante tante pagine, conosciamo tanti meccanismi intermedi che portano allo sviluppo della malattia, quelli sono conosciuti perfettamente per un motivo molto semplice, perché in quel modo, conoscendoli, possiamo cercare delle molecole che interagiscano con qualcuno di questi passaggi, ma la causa primaria, la causa principale ancora è sconosciuta, per gran parte sconosciuta, perché poi su alcune cose conosciamo invece molto. Allora, per esempio, Daniele Vietti ci ha parlato di metalli pesanti e noi sappiamo, ad esempio, l'effetto drammatico di molti pesticidi, no, che noi utilizziamo per coltivare quelle che troviamo al supermercato, la maggior parte di piante, queste sostanze sono gravemente lesive del nostro equilibrio, sono degli interferenti endocrini importanti. Lorenzo, io e te abbiamo anche tenuto, mi ricordo, a Treviso, a Conegliano, da quelle parti lì abbiamo fatto un intervento abbinato su questo argomento, perché chi mi conosce sa che sono anche agronomo come prima laurea e medico come seconda laurea, quindi di argomenti agronomici mi intendo abbastanza. Ecco, l'utilizzo di pesticidi smodato che c'è in Italia, dobbiamo ricordare che siamo il paese europeo, noi quando c'è da essere in testa alla classifica siamo sempre in testa, siamo il paese europeo che ha il maggior consumo di pesticidi per ettaro, no? Quindi naturalmente non è il maggiore in assoluto, ma per ettaro, quindi per ettaro di superficie coltivata, abbiamo il maggior consumo europeo di pesticidi, che è un record che non vorrei mai che avessimo. Però se noi accendiamo la televisione, sentiamo, no, le TV, come dire, quelle che oggi chiamano del mainstream, che ci rassicurano e ci dicono che il biologico fa schifo, che il biologico non vale la pena di prenderlo, che in fondo anche il biologico è pieno di sporcizie, eccetera, eccetera. Ecco, io voglio ricordare dei numeri, no, per riportare un po' così la testa a dei numeri reali, no? Oggi noi abbiamo subito un lockdown molto severo, siamo il paese europeo, lo chiamano lockdown all'italiana perché è stato il più duro in assoluto, no? che abbiamo subito, e abbiamo avuto circa 30.000 morti, 31-32.000 morti per assegnati, diciamo così, al Covid. Poi che siano tutti Covid o meno, sarà il tempo a definirlo meglio con le indagini più corrette dei medici di medicina legale. Ma ammettiamo pure che il numero sia questo e sia corretto, no? Noi dobbiamo pensare che noi ogni giorno abbiamo circa 400 decessi per tumore. No, ogni giorno circa 400 decessi per tumore. Allora, noi abbiamo avuto per una settimana, 15 giorni, quanto è stato, un numero di decessi per Covid che erano 700-800 al giorno. Adesso ne abbiamo 50, 60, 70, un numero di questo genere, e mi auguro, immagino che a breve andranno a scomparire anche quelli. Quindi abbiamo avuto 3 mesi di fuoco con dei numeri. Ecco, noi abbiamo invece 365 giorni all'anno di fuoco, fermati di tumore, che muoiono appunto con una media
giornaliera di circa 400 decessi. Tanto per curiosità, abbiamo anche circa 500 decessi giornalieri di malattie, per malattie cardiovascolari. Quindi sono 2000 circa al giorno decessi per tutte le cause e 500 malattie cardiovascolari, 400 per tumore. Allora, per tumore, sono morti evitabili questi? Questa è la domanda che io devo fare. Perché se noi andiamo a parlare di terapie e diciamo dobbiamo fare delle terapie, ma le terapie sappiamo che tra l'altro sono costosissime le terapie per i tumori e quindi c'è dietro un fiorente mercato che va a, che è sviluppato, che in cui l'industria farmaceutica fatturano miliardi di euro con dei farmaci che talvolta hanno efficacia, qualche volta hanno meno efficacia, comunque noi supponiamo che vengano ben studiati e che siano la risorsa ultima e migliore che può essere usata su questi pazienti. Ma nel momento in cui noi diciamo cosa potremmo fare come prevenzione perché questo non avvenga, ecco che improvvisamente l'interesse dell'industria farmaceutica svanisce. Andiamo a vedere i lavori scientifici che oggi sappiamo essere per la maggior parte finanziati e pagati dall'industria farmaceutica e supponiamo anche che siano tutti perfetti e supponiamo che siano fatti meravigliosamente, perché un finanziamento da parte di un ente non pregiudica il valore del lavoro. Naturalmente deve mettere un piccolo punto di domanda, no? Noi oggi ci siamo abituati a vedere in TV persone che tutti i giorni ci raccontavano delle cose incredibili sui vaccini, eccetera, e purtroppo senza mai scritto sopra da quali enti erano sovvenzionati, da quali industrie ricevevano denari, no? Questo sarebbe un obbligo per il giornalista, invece il giornalista che non fa correttamente il suo lavoro non segnala i conflitti di interesse. Allora, dicevo, quale può essere l'interesse invece nostro, visto che ce ne occupiamo? Se noi andiamo a intervenire e dire ma la vitamina C fa bene, ma benissimo, questo è perfetto, no? Aiuta, ma siamo sempre, come dire, dalla barricata della cura, no? Noi invece dobbiamo lavorare molto nella barricata della prevenzione, che viene molto prima della prevenzione. Lorenzo ben lo sa, che mastica le cose che diciamo da anni, si attua prevalentemente con lo stile di vita, quindi con movimento, attività, quindi attività fisica, con un'alimentazione sana e pulita e anche con un approccio, anche con un approccio mentale più possibile, sereno, pulito, eccetera. Ecco, diciamo, piena salute psicofisica e sociale, come diceva l'OMS in tempi non sospetti, quando non era una creatura della Fondazione Bill e Melinda Gates, ma era finanziata dalle maggiori nazioni del mondo. Allora, come possiamo fare a lavorare sulla prevenzione, sulle cause? No? Se noi andiamo a lavorare sulle cause, cominciamo a dire, per esempio, i pesticidi rappresentano una causa importante. Quanti di questi 400 morti al giorno sono leucemie, sono prodotti, sono decessi causati da pesticidi, antibiotici, eccetera? Allora, proviamo a chiedercelo, no? Cominciamo a domandarcelo. Ci sono delle stime, no? Ci sono delle stime, potrebbero essere un terzo, potrebbero essere la metà. Stiamo parlando di 200 morti al giorno, cioè quattro volte quelli che muoiono oggi di Covid e un po' meno di quelli che morivano nei momenti cruciali dell'epidemia di Covid. Quindi un numero comunque importante. Ma non c'è bisogno di fare lockdown, no? Basterebbe, per esempio, dire smettiamo di utilizzare pesticidi in agricoltura. Danimarca, Svezia stanno facendo dei passi importantissimi in questa direzione e hanno dei programmi per cui, per esempio, non so, dal 2000, ora non ricordo le date precise, non so, dal 2026 sarà accettata solo l'agricoltura biologica in paesi. Certo sono paesi più piccoli, certo sono, ma noi come Italia non è che facciamo le quintalate di pomodori come fa la Cina, che poi mettiamo marci magari dentro ai container che poi dobbiamo strabollire e mettere sulle pizze a basso costo. No, noi in Italia facciamo dei prodotti di eccellenza, quindi facciamo dei pomodori di varietà particolare, utilizziamo un basilico meraviglioso che viene da quella zona particolare della Liguria dove viene il basilico migliore, utilizziamo delle carni di chianina che sono animali grass fed per definizione perché non vivono in stalla, eccetera eccetera, abbiamo 40.000 formaggi diversi. Allora, questi prodotti non hanno bisogno di pesticidi, possono benissimo essere prodotti in quantità leggermente inferiori e ricordandoci anche che il costo che viene addebitato al prodotto biologico, quando la gente mi dice ah ma io non compro biologico perché costa di più, no, a parte il costo è 10-20% in più se andiamo sui prodotti grezzi, non sto parlando magari del prodotto confezionato che poi spunta 2-3 passaggi in più di trasformazione, ma il prodotto grezzo 10-20% in più, ma perché dall'altra parte
io, cittadino Luca Speciani, devo andare a pagare il costo sanitario di tutti questi malati di cancro che derivano dall'utilizzo di pesticidi, e quel costo lì non deve gravare invece sul produttore che utilizza quei pesticidi in campo con cui avvelena la gente che sta di fianco. Ecco, questo deve essere importante. Noi oggi la legge ci dice che il produttore biologico deve stare 5 metri indietro rispetto a quello che inquina. Ma ecco, questa è veramente una distorsione totale del rapporto tra chi inquina e chi non inquina. Cioè, tu che inquini mi fai stare 5 metri indietro, ma non esiste. Tu che inquini te ne starai 5 metri indietro, no? Dall'altra parte, questo sarebbe una legge a difesa del cittadino. Invece le leggi sono a difesa di chi produce fitofarmaci e non possono venire toccate. Io voglio dire con chiarezza questo, perché quando è arrivato questo nuovo governo, il ministro per l'agricoltura, questa signora appunto con esperienze sindacali eccetera eccetera alle spalle, ha fatto come primo secondo atto appena arrivata, siccome dopo 35 anni avevano finalmente vietato il clorpirifos, il clorpirifos metile, che sono due fosfori organici grandemente tossici, che io ho fatto tempo a studiare nell'84 mentre mi laureavo in agraria, quindi già da allora hanno fatto danni, hanno provocato leucemie. Naturalmente l'hanno dimostrato pochi anni dopo che provocavano leucemie, ma ci sono voluti 35 anni, perché sappiamo come sono lenti gli ingranaggi per andare a togliere queste cose quando ci sono di mezzo gli interessi dell'industria dei fitofarmaci, che è la stessa dell'industria dei farmaci. Allora, cosa è successo? Che finalmente l'Europa li ha vietati, ha detto basta, fanno leucemie, fanno uccidere i nostri bambini, questi qui li evitiamo. Certo, ne userete degli altri che saranno di poco meno tossici, però almeno non sono tossici come questi. Bon, il nostro ministro ha detto andremo a Bruxelles a battere i pugni per avere 2 o 3 anni ancora di proroga per l'utilizzo del clorpirifos, il clorpirifos metile. Ecco, quando noi andiamo a mettere il nostro voto nell'urna, dobbiamo ricordarci di queste cose, perché i morti di leucemia gridano vendetta, no? su questo, e ci dicono attenzione, che facendo della prevenzione si può evitare di cadere in questo. Ma quanti altri farmaci, per esempio invece umani, hanno effetti che possono essere di tipo cancerogeno? Riflettiamo. Allora, tanti ce l'hanno magari con la carne rossa, eccetera, no? Ma pochi riflettono che uno dei problemi legati alla cancerogenicità della carne rossa è quello legato alla presenza di estrogeni all'interno di queste carni, no? Allora, tutti hanno ben chiaro che le carni estrogenate non sono un toccasana per chi può rischiare un tumore, ma poi quando invece prendiamo estrogeni attraverso la pillola anticoncezionale o attraverso la terapia sostitutiva ormonale estrogenica, che sembra il toccasana, che ci fa avere ossa forti a noi donne in menopausa per chissà quanti anni, ecco, questa cosa invece passa totalmente sotto silenzio, no? Vorrei vedere in qualche trasmissione del mainstream se qualcuno dicesse cose che sto dicendo io adesso, come chiuderebbero immediatamente la trasmissione, manderebbero la pubblicità e mi toglierebbero dallo studio, come hanno fatto con De Donno qualche settimana fa a Porta a Porta, quando ha iniziato a dire delle cose che non piacevano al conduttore. Allora, intanto libertà di espressione, di cui intanto ringraziamo chi ha organizzato questo incontro, e capire per esempio appunto che la presenza di estrogeni nei farmaci o nei cibi, negli alimenti, dove non dovrebbero esserci, per utilizzare l'estrogeno per fare massa muscolare in un animale, è fuori legge naturalmente, no? Quindi non in Italia almeno, quindi questo non dovrebbe essere. Però è chiaro che se io compro della carne estera dove invece gli estrogeni sono consentiti, e che costa poco, proprio perché utilizzando sistemi non consentiti qua in Italia abbiamo delle carni che crescono molto rapidamente, poi mi trovo le bambine a 9 anni che hanno già le tette e bambini della stessa età che sono effeminati e obesi eccetera, proprio per la quantità di estrogeni che vanno ad assumere. E questo è un aspetto, no, importante. Allora, attenzione ai farmaci, attenzione ai cibi, no? Perché ci sono cibi, ripeto, che sono molto ricchi di pesticidi. Come agronomo, per esempio, ho studiato le insalate, tra le tante cose studiamo come venivano trattate le insalate, le insalate venivano raccolte a seconda del tempo di maturazione, no? Dell'insalata, quindi veniva presa una prosa, diciamo, che era il tempo di raccolta di una giornata, poi veniva lasciata ricrescere, ma quando si faceva il trattamento
a tutto il terreno insieme, no? Non è che si faceva solo alle prosi. E allora il fatto di dover aspettare 15 giorni prima di mettere in commercio, di fatto gli insalatieri non li possono mai rispettare. Quindi chi mangia delle insalate si espone al rischio: se hanno colto l'insalata dei 15 giorni successivi, non avrà quasi più residui, e se invece ha colto l'insalata che è stata trattata il giorno prima, trova dei residui. Allora, per esempio, per le insalate consiglio di comprare solo biologiche, non solo perché hanno un sapore migliore, sono più ricche di nutrienti e di elementi nutritivi, eccetera, ma naturalmente anche per questo tipo di motivo. Allora, io compro solo biologico da anni, solo quando sono obbligato, non ho alternativa, non compro biologico, però cerco di difendermi in questo modo. Noi chiamiamo un po' dieta gift 2.0, nel senso che si dimagrisce, si sta bene anche con la dieta gift normale, comprando nei supermercati normali, nei locali normali, però se stiamo attenti alla qualità del cibo, sicuramente saremo più protetti, e qualità vuol dire appunto non utilizzo i pesticidi, non utilizzo gli interferenti endocrini, perché anche una serie di additivi, per esempio, hanno lo stesso tipo di problemi, no? Quando noi prendiamo per esempio degli emulsionanti, quelli che sono presenti, non so, in una maionese industriale, piuttosto che in un sacco di prodotti composti, marmellate, eccetera, eccetera, questi emulsionanti fanno una strage, per esempio, dei nostri microbi intestinali, perché vanno ad alterare le loro condizioni normali di presenza all'interno dell'intestino, quindi anche questi dovrebbero essere evitati. Vogliamo parlare dell'attivazione del sistema immunitario prendendo il sole, prendendo la luce, masticando a lungo, cercando di non litigare, di essere felici, di essere il più possibile. Sì, vedo qui qualcuno suggerisce i conservanti, certo, dobbiamo cercare di mangiare quanto più possibile cibi freschi e vivi, no? Se noi prendiamo dei conservanti, i conservanti sono qualche cosa che uccide la vita, no? Sono tendenzialmente sostanze batteriostatiche o battericide, eccetera, no? Ecco, e in questo momento, per esempio, stiamo battendo tantissimo sull'utilizzo di questi disinfettanti, di queste cose, quindi uccidendo microbi a più non posso, no? Per inseguire questo virus. Allora, tutte queste cose insieme, più ricordiamoci il fumo, no? Il fumo che è un fattore che genera, secondo andate a vedere in questi 400 cancri al giorno quanti sono per cancro al polmone, che ha come prima e maggiore causa il fumo, voi capite quanto sarebbe evitabile, ma ci costa come un lockdown dire, per esempio, vietiamo il fumo su tutto il territorio nazionale, cioè almeno non vendiamo più sigarette, non so, e le persone fumano solo se lo desiderano, e magari sì, in quel caso andiamo 5 minuti. Se tu fumi, magari sei anche un po' corresponsabile della tua salute, faccio per dire, se fuma se vuoi, però se t'ammali ti paghi tu le cure, ecco, una cosa di questo genere, no? Potrebbe essere, è un discorso pesante che dovrebbe essere fatto poi su molte malattie, oppure non fatto per nessuno, ma con uno stato però che A, informa, e B, previene, no? Perché informare vuol dire prevenire. Allora, noi diciamo che il fumo è un fattore importante di causa del cancro. Se noi andiamo a parlare di fumo come causa di cancro, andiamo a vedere che durante il lockdown, tra i pochi negozi aperti c'erano solo quelli alimentari, i servizi, appunto la spazzatura, le cose eccetera, tutto il resto era chiuso tranne le tabaccherie, che non potevano neanche fare il caffè, c'era proprio la barra rossa che diceva niente caffè, ma le sigarette potevano essere vendute, cioè comunque la tossicodipendenza doveva essere protetta. Ora io vado a pensare, no? Dico, sì, perché c'era, qualcuno ha detto il monopolio di Stato, ma avete idea dello Stato nel momento in cui faceva il lockdown quanto reddito andava a perdere di tasse, di IVA, di transazioni, di accise sulle benzine, eccetera, un'ira di Dio di soldi che lo Stato non incasserà, quindi noi saremo avremo una bancarotta pazzesca nei prossimi mesi, questo dobbiamo tutti saperlo, no? Siamo qui quasi a gioire, adesso si riparte, vedremo cosa succederà, no? Non voglio essere un cantore di sventura, ma capisco che la situazione non sarà felice, no? Si parla di 7 milioni di disoccupati nel giro dei prossimi mesi, no? Adesso hanno messo il decreto che non si può licenziare nessuno, lei poteva mettere anche il decreto che non si moriva di Covid, avevano già risolto il problema. Allora, il fumo è stato invece agevolato, è stato lasciato in essere. Domanda da 100 milioni, perché? No? Nel momento in cui il fumo, tra l'altro, era dimostrato che aggravasse, aumentasse la possibilità
del virus di penetrare nei polmoni, aggravava comunque una situazione polmonare in un momento in cui ancora si credeva, perché giravano le false informazioni messe in giro dall'OMS, che fosse una patologia polmonare invece che una coagulazione intravascolare disseminata. Quindi era un problema piuttosto consistente. Sarebbe costato così tanto in mezzo a un lockdown totale dire: signore, anche per le sigarette, per cortesia, arrangiatevi, non sono indispensabili, no? Non era indispensabile la scuola dei nostri figli, non era indispensabile andare a lavorare, e allora forse non era indispensabile neanche il fumo, no? Si poteva, chissà quante persone mi avrebbero detto: tu guarda, ho fatto un mese senza fumare, magari, e quanti morti in meno avrebbe creato questa cosa? Tantissimi. Ma questo avrebbe fatto capire che lavorando sulla prevenzione probabilmente si riusciva anche a ridurre un numero di morti importante. Quanti sono di quei 400? Non lo so. 100 di quei 400? Bene, erano 100 morti al giorno per 365 giorni. Guardate voi, fate il calcolo e vedete che sono un numero 10 volte superiore ai morti da Covid. Ma su quelle cose non si possono dire. Allora, io voglio concludere con un aneddoto. Tanti anni fa, in una trasmissione televisiva, quando mio padre era ancora vivo, quindi stiamo parlando del 1978-79, sulla Rai andò un dibattito sul cancro, e questo dibattito sul cancro, a un certo momento c'era presente Grattini e Veronesi, erano presenti. E niente, arriva una telefonata dal pubblico, no? Fuori, dall'esterno, e dice: ah, cosa ne pensate della teoria psicosomatica del cancro del professor Speciani, mio babbo, e prende la parola Veronesi e dice: ah, è una sciocchezza, perché se fosse vera, con la crisi degli Stati Uniti del 1929, noi avremmo avuto un numero di cancri che si sarebbe impennato violentemente, e quindi la teoria è Non vale nulla. Naturalmente, come io ero profondamente convinto, pur essendo in tarda adolescenza in quel momento, del fatto che la teoria psicosomatica avesse un fondamento importante, all'epoca non esisteva internet, non esisteva niente del genere, sono andato al centro di statistica italo-americano a Milano e ho sfogliato dei pesanti tomoni dove c'erano tutti i dati relativi al 1929 e agli anni successivi. Siccome mio padre sosteneva che una gravissima crisi economica avrebbe portato diciamo, un grosso stress psicosomatico prolungato, avrebbe portato nel giro di 2-3 anni a un aumento molto forte del numero di morti per cancro, sono andato a vedermi le statistiche. Ecco, l'impennata della mortalità del cancro negli Stati Uniti parte esattamente dal 31, come aveva predetto mio padre. Naturalmente già allora c'erano i campioni che ci sono adesso in televisione, quindi mandammo io e i miei fratelli, che nel frattempo stanno studiando medicina, mandammo delle accorate lettere dicendo: guardate che avete detto una bugia, sai, quando ancora da adolescente pensi che no, ci sia qualcuno che ti ascolta, avete detto una bugia, non è vero, la teoria psicosomatica è anzi assolutamente dimostrata, e pensi, non ci aveva mai pensato ad andare a vedere questa dimostrazione, è assolutamente dimostrata, perché nei 2-3 anni successivi c'è stata un'impennata violentissima del numero di tumori, che poi è cresciuta via via con l'industrializzazione, l'inquinamento, lo smog, eccetera, negli anni successivi. Allora, naturalmente, da lì ho imparato a fare le lettere su carta ruvida, perché almeno venivano riutilizzate nelle toilette di quelli che le ricevevano, almeno non sprecavamo carta, perché naturalmente nessuno se n'è occupato di queste cose. Abbiamo mandato anche ad alcuni giornali, i quali giornali hanno all'epoca risposto dicendo: boh, non l'abbiamo detto noi, quindi non è nostro compito di dover dare una smentita, perché probabilmente già allora smentire Veronesi era qualcosa di non carino per chi faceva informazione. Allora, questo è un aneddoto per dire: attenzione, questo lockdown, questi mesi lockdown che faranno chiudere il 30% delle aziende in Italia e che lasceranno sul tappeto 7 milioni di disoccupati, sempre che qualche nuova trovata di qualche nuovo tampone non faccia sì che a settembre-ottobre ci ripropongano un altro lockdown per azzerare completamente la piccola e media impresa in questo paese, preparatevi voi oncologi, perché io fortunatamente oncologo non sono, preparatevi voi oncologi ad affrontare un'impennata, non oggi ma nei prossimi 2-3 anni, di mortalità per tumori che potrebbe essere di gran lunga superiore a quella che abbiamo patito con il Covid in questi mesi. Vi saluto invitandovi a... Aspetta, perché abbiamo una domanda di Alba. Sì, vediamo se... Pronti. Alba, ci senti? Prova... Ormai tramonto. Non si riesce. Alba, devi attaccare il microfono, se no non si sente.
No, non si stacca neanche il microfono. Bisogna che attacchi il microfono. Aveva alzato la mano. Vediamo se scrive la domanda. Grazie mille, Luca, per la... Eccolo qui. No, ho apprezzato il suo intervento, ma il tumore non si forma in 2-3 anni, quindi non capisco a cosa è riferito. Grazie. Non capisco io bene la domanda. Allora, i numeri ci dicono che una situazione di grave shock, in questo caso economico, come la crisi del 29 negli Stati Uniti, che ha messo in miseria 2/3 della popolazione, ma potrebbe essere qualunque tipo di shock di vario genere tipo, porta un gran numero di persone che evidentemente magari erano già predisposte, che avevano già qualche processo in corso, eccetera, a sviluppare un tumore negli anni immediatamente successivi, non nel giorno, come dire, nel momento dello strike, come dire, che durante il lockdown si sono sviluppati milioni di tumori, no. Però a causa dello shock economico che non potrà derivare, nei 2-3 anni a venire noi vedremo un'impennata nel numero di tumori. Questo sto dicendo. Va bene, grazie mille, Luca.